intorno alle 18. E scusate, diciamo inoltre che lanciamo adesso il servizio. C'è il solito incivile alle spalle di Laura Chimenti. Vogliamo mandare in onda il servizio sul resoconto della giornata, per favore? Ecco, ecco Laura, con il resoconto della giornata il tuo pezzo. Sì, subito. Un attimo soltanto di pazienza, siamo vittime un po' di questo personaggio, ancora una volta. Vediamo se siamo in grado di mandare in onda. Ci ricolleghiamo allora più in là. E buongiorno a David Parenzo, che come me conosce, probabilmente sarà rimasto turbato dal caso Paolini e da quello che forse simboleggia, cioè la doppia faccia, un personaggio pubblico, familiare a tutti, che poi ha una seconda faccia nascosta, quella di... stiamo leggendo le cronache oggi sui giornali, di realizzatore di video con dei minori, con cui contratta, fra l'altro sembra in diretta durante la registrazione, le tariffe, mi dai 30, mi dai 40, ti do 30, ti do 45 euro, resta. Però volevo chiederti il racconto, ovviamente, prescindendo un attimo dall'aspetto giudiziario e anche sordido di questa inchiesta, che cosa pensi di questo Paolini, il profeta del condom, il simbolo della televisione o dell'antitelevisione? Beh, oggi effettivamente ha sorpreso molto anche a me Luca questa cosa, mi ha un po' sconvolto perché lo conosco da tanti anni, anzi io sono tra i tanti telespettatori che guardava il telegiornale sperando di trovare Paolini. Per Paolini, solo per Paolini, perché era strepitoso quando si metteva dietro i conduttori, gli inviati, sventolando questo meraviglioso... Anche a te ha perturbato quando facevi le dirette in onda. Sì, si è venuto anche da me, io anzi speravo che venisse anche più spesso, però purtroppo invece è capitato 2 o 3 volte soltanto. Sì, perché non sapeva dove andavamo. Non sapeva, esatto. Non è successo come accadde al grande che era, Paolo Fraiese, che gli diede dei calci. E gli diede un calcio terribile in pancia, poveretto. E, ma soprattutto mi ha turbato perché questa vicenda qui della sua omosessualità e ora con questa accusa gravissima di pedopornografia riaprirà un dibattito allucinante sul rapporto tra omosessualità e pedopornografia, purtroppo, perché già vedo che qualche commentatore si sta scatenando in questo. Però al di là dell'inchiesta giudiziaria, a chi ti riferisci? Ma in qualche sito di questi reazionari, non cose ufficiali, ma insomma su Twitter, nella grande massa della rete, già qualcuno comincia a dire: ah, ecco, vedete, appunto, omosessuale anche adescatore di bambini. Quindi vabbè, questo mi ha turbato da un punto di vista, come dire, anche della vicenda in sé, per noi che l'abbiamo conosciuto come si può conoscere una persona che rientra in casa ogni giorno e che magari incontriamo. Sì, ti leggo il tempo che è molto informato oggi, mi sembra quello che abbia meglio dettagli inchiesta. Tutto è iniziato lo scorso ottobre, quando Arriccione, il gestore di un negozio fotografico, ha denunciato ai carabinieri di aver ricevuto un ordine per via telematica da un esercizio romano di stampare 80 fotografie del contenuto pedopornografico. Lì sono scattate le indagini che poi hanno portato a lui. Però appunto, al di là di sai, quando si tirano fuori i bambini, la pedopornografia è proprio il reato massimo, quello che giustamente ha il disgusto generale. Quindi oggi ovviamente è difficile prescindere da questo, ma provando a fare un flashback, Paolini è la televisione. Paolini questo è il fatto. Ma Paolini comunque è la televisione e rimane quello che ha inventato questo straordinario modo di comunicare, che è la sua storia. Però lui tra l'altro è figlio, se non ricordo male, di un generale. Sì, di un ufficiale. Un ufficiale dell'esercito. E ha avuto un suo primo fidanzato morto di AIDS, esatto. E da qui ha cominciato la sua battaglia, che tutti dicevano: di che cazzo vive questo Paolini? Esatto, la domanda che si facevano tutti. Ed effettivamente questa è la grande questione che rimarrà forse in sospesa per ora, ma di che cosa vive il signor Paolini? In una fase dove ce n'era di cali, ha scritto anche un libro, peraltro, che a un certo punto Profeta del condom. Appunto, che a un certo punto ha cominciato a pubblicizzare in giro. Però i due grandi misteri rimangono: uno, di che cosa vive Paolini, e due, ora il vero grande mistero è capire se davvero queste accuse sono vere, perché qualora fossero vere, capisci che si smonta anche un mito. Per me era un personaggio, è un personaggio
dai tratti anche epici straordinari, gay, il fidanzato morto di AIDS, sventolatore di preservativi, incassatore di colpi pazzeschi per cui lo menano, lo dileggiano, gli sputano, ma nonostante anche io non so che impatto ha sull'opinione pubblica il signor Paolince, se destava simpatia oppure se era disturbatore. Secondo me in molti lo consideravano un grandissimo, dicevano cazzo, vedi che va a rompere i coglioni a quelli del TG1, del TG2, del TG3, dissacra quella messa cantata che è il telegiornale delle 20. Forse per molti era veramente un eroe, uno che andava lì, capito, e riusciva a rompere quella messa, quella liturgia in cui c'era il Signore con il microfono davanti al Vaticano che doveva raccontare delle cose, e a un certo punto arrivava lui con il suo faccione angelico, questi suoi capelli lunghi, questi suoi occhiali, sbucava da dietro e diceva il Papa è gay. Beh, insomma, quella roba lì era la sua semplicità, aveva una grandezza. Senti David, mi chiedevo se si può fare una riflessione su come la televisione sia uno strumento imperfetto, cioè che ci mostra una faccia e mentre ce la mostra e ce la fa diventare familiare ce ne nasconde un'altra, cioè il sole e la luna. Paolini, il Paolini solare, quello in luce che tu racconti, sembrava a noi quasi un personaggio di casa e dietro nascondeva questo abisso, questa sofferenza, anche i dettagli biografici che tu hai raccontato, che diciamo tutti coloro che frugavano nella sua biografia o si interessavano a lui o andavano a vedere sul suo sito potevano trovare. Cioè la televisione è il ruolo di un'apparente vicinanza che spesso è grande distanza. Beh, assolutamente sì, ma è un po' però come il teatro, cioè le due maschere, comunque uno è l'immagine che comunque dai di te, no? Quindi c'è molto di te nelle cose che uno dice, fa, con la faccia, il modo come le dice, e però indubbiamente c'era anche in Paolino una grandissima malinconia, perché insomma la sua vita stessa che lui raccontava è irta di queste contraddizioni, per cui il personaggio un po' radicaloide, quindi nello stile di questi grandi personaggi, sì, che hanno costellato sulla parte radicale. Un pannellino catodico minore. Sì, assolutamente minore. Tra l'altro sul suo sito scrive cose tremende su Pannella, dice che adescava minori, quindi aveva anche un rapporto sofferente. Era iscritto al Partito Radicale e lo era andato a denunciare, ve lo sapevi? Sì, no, questo l'avevo visto da qualche parte. Sapevo che si era iscritto al Partito Radicale in una fase che addirittura aveva chiesto ai radicali di candidarsi, e poi non credo ci sia mai stata questa candidatura, ma so che lui per un periodo ha provato ad agganciare pure loro. Ma sì, ma questo veramente questa cosa delle accuse, ieri appena ho visto le agenzie quasi quasi volevo andarmi a rivedere le sue, che non ho mai registrato, le sue incursioni nei telegiornali. Te ne facciamo sentire una. Senti Mirko, perché sta facendo l'albo d'oro Mirko. Stasera a Roma ci colleghiamo con Piazza del Quirinale con Alessandro Cassieri. Alessandro. Buonasera, il principe Carlo, il principe del Galles, erede al trono d'Inghilterra, e sua moglie Camilla Parker. Spieghiamoci subito in diretta con il nostro inviato Paolo Fraiese. Paolo. Buonasera, allora sono gli irriducibili ancora accanto a me, un ragazzo che viene da Bergamo, dei signori che vengono da Napoli, sono gli ultimi tifosi. Chiedo scusa. Sono ospite il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e di sua moglie Crio, prima serata romana assolutamente privata. Eccoci David, ovviamente sono incursioni video, ma si sente quel Fraiese, dice chiedo scusa e molla il calcione e la sua incursione. Fra l'altro era fatto irruzione con un megafono recentemente a ottobre allo Stienze annunciando di voler fondare il movimento del sesso. Sì, si era un po' evoluto adesso con l'utilizzo del megafono, quindi aveva subito una idea. Anche di futurista anche il signor Paolini in fondo, no? Delle sue performance un po' distruttive, cioè 40 anni già. Sì, 39-40. Ecco, ma
La questione oltre a come vive, come viveva il signor Paolini, è come faceva a sapere ogni giorno dove erano le dirette dei telegiornali. Però. Girava con un piccolo televisorino, prima poi dopo più evoluto con un telefonino, con una connessione, in cui girava per i canali, appena vedeva una diretta, ovviamente era sempre nei luoghi degli eventi e si buttava da quella parte. Era straordinario, adesso ce n'è un altro invece che segue il suo quelli... rivale. Però anche lui non ha, io mi credo che fosse un giornalista. Il finto perché giornalista. Il finto giornalista che si mette lì, fa queste facce, non ha la credibilità di Paolini, perché in realtà non dice un cazzo, non dice niente, sì. Mette solo la sua faccia. Mentre Paolini voleva anche quello, evidentemente è una persona che ha bisogno di compagnia e basta, e quindi va bene, poverino. C'è uno che segue questo circo mediatico e quindi non sa che cosa fare durante tutto il giorno e quindi ha bisogno di compagnia e va lì. Mentre Paolini aveva questa nobiltà in più che ce lo faceva essere simpatico. Ora speriamo che le accuse non siano quelle che gli vengono contestate. No, il messaggio era fortissimo, cioè lui era quella storia. Coppingolto è stato il suo fidanzato morto di AIDS e lui da lì questa voglia di portare in giro il profeta del condom, con una sua genialità, perché la sua non esiste Paolini senza quella faccia lì, cioè lui era quella faccia con gli occhialetti, se prendevi soltanto la faccia, ti dava un putto proprio. È vero. Il suo rivale a cui facevi riferimento era Mauro Fortini. Ma Mauro Fortini è quell'altro, Mauro Fortini. Ma Paolini però non ha nulla, cioè deve ancora crescere moltissimo prima di poter diventare anche, perché non si capisce neanche cosa vuol fare, quello è uno che ha solo bisogno di compagnia probabilmente, mentre Paolini no, Paolini aveva un dramma, è vero, l'aveva trasformato, e anche nella sua faccia stessa faceva ridere comunque, perché aveva anche una sua sagace ironia nel modo in cui ti diceva le cose. Una volta mi ricordo che lo collegammo anche alla radio. Ah sì, parlava, davvero? Sì, qualche un anno fa, e lui parlava con questa tranquillità, perché aveva anche questa R così, dice, no guardi, cioè diceva, allora lei cosa fa con questo preservativo, lei le piace il cazzo Paolini? E lui, no guardi, io non direi questa terminologia, perché secondo me comunque il rapporto sessuale, era tutto elegantissimo, era, eh? Bisogna recuperare quell'audio, forse lo faremo, di questo signor professor Paolini. Perché lui invece aveva una finita, cioè mi diceva, guardi, io penso che la parola scopare di per sé, qualcosa di bertinottiano aveva. E aveva una R moscia vagamente bertinottiana il signor Paolini. Mamma mia, che roba. Senti, e invece sull'altro menù del giorno che cosa vedi? Cosa ti interessa? Lo strappo di Alfano, ci credi? Non ci credi? Lo strappo di signor Alfano, ma lì siamo all'8 settembre del 43, dentro il PDL siamo ormai all'8 settembre del 43, ci sarà una lista. Sì, che però è un 8 c'era. Settembre a rate. A rate, sì, bravissimo, esattamente, a rate, dove ci sarà qualcuno che adesso ancora, perché la lista dei cosiddetti lealisti e la lista invece dei cosiddetti traditori, vedrai che comincerà la conta proprio sul filo di lana. E questa accusa terribile che i ministri ricordano Fini è straordinaria, perché per lui l'affronto di Fini fu, nessuno aveva mai messo in discussione la leadership, quindi per lui rimane l'affronto assoluto quello che gli fece Gianfranco Fini. E fare la fine di Gianfranco Fini per i suoi è un'accusa più grande, perché vuol dire essere completamente tagliati fuori da tutta la sfera politica per le prossime generazioni. Senti, e Fini che torna, ce lo vedi che possa tornare come un possibile padre fondatore di AN? Qui in Italia può accadere tutto. Sì, può accadere di tutto, è vero. Ed è vero che se uno fa un po' di bagnomaria per un po', può tornare, ma chi è che ha nostalgia di Fini? Bisogna capire con quale profilo torna. Fare leader di una destra, ma quale destra? Come fa a mettersi? Qualcuno dice addirittura con Storace. Ma le ultime posizioni di Gianfranco Fini, ad esempio, sull'immigrazione erano, non voglio dire progressiste, ma assolutamente stra-innovative, stra-moderne, da destra con stra-destra francese di quelle serie.
lui non immagino un ritorno con Storace o addirittura con Alemanno e altri ex Aemini su quelle posizioni lì. Tu dici sì, beh, potrebbe cambiare completamente il menù e ritornare come padre fondatore di un nuovo movimento, però rimangono quelle cose per cui lui a un certo punto ruppe con Berlusconi, ruppe con quel centrodestra, ruppe con la Lega, per cui risulta un po' difficile. Forse può diventare alleato di Alfano. Senti, Mirko ha trovato un frammento di Paolini che si racconta, ti faccio sentire ancora l'enigma. Cominciando nel 2006, già nel 2001-2002 mi seguivo durante le dirette e piano piano ha creato l'idea che ci siano degli imitatori e degli emuli, non c'è cosa più importante. Però per far capire, visto che adesso c'è la possibilità anche di parlare senza disturbi, dire anche per quale motivo io mi comporto in questa maniera. È normale, e sono stati tanti psichiatri, psicologi che io ho avuto modo di conoscere e rapportarmi a loro, se ci si comporta in questa maniera, 35.000 presenze, 3.000 querele ricevute, c'è anche una motivazione che dobbiamo andare indietro negli anni, quando a 13 anni sulla spiaggia di Capocotta Don Vittorio Damiani, prete che non c'è più purtroppo e per fortuna, mi ha violentato con un bastone. Da lì nasce proprio un'esigenza che avevo, ho e avrò sempre. Io dico sempre, a me la gente mi chiede pure, ma lei è felice? La felicità non esiste, ci sono momenti in cui si può essere felice, attimi, c'è chi mette su famiglia, quindi ha i figli, li cresce ed è felice per quello. Però se... Che personaggio tragico, anche sono qui con David Parenzo, si è aggiunto Emilio Fede. Stiamo Buongiorno. Provando a capire l'enigma di Paolini, che cosa ci dice, cosa ci può insegnare. C'è un frammento in cui proprio Fede ebbe uno scontro. Te lo ricordi, Emilio, questo duello tuo con Paolini, che tu odiavi? Odiavo, diciamo, no, lo artisticamente, sì. Te simbolo. Lo facciamo sentire. È simbolo? Sì. No, dicevi, è simbolo? Ma è simbolo del malcostume, dell'arroganza, del permissivismo. Si consentiva ad un imbecille, perché altro non è, va bene, di fare quello che, così, questo senso della libertà di parola. C'è l'intelligenza nella libertà di parole e c'è l'imbecillismo, la volontà. Senti che duello che hai avuto con me. Se io lì vicino, ti assicuro che preso a calci là dove deve essere preso, non starebbe più lì. È inutile. Poi ci mettiamo una denuncia, però. Come? Ma meglio la denuncia, ma lui è già denunciato, è stato condannato, deve risarcire pure i danni. Vabbè, comunque fate come volete voi. Cioè, vuol dire, non è possibile. Purtroppo. Purtroppo che cosa? Purtroppo che non cosa? Non si può toccare questa persona. Chi l'ha detto perché... che non si può toccare? Perché è un pazzo, un mentecatto. È solo per Senti, questo. Lasciaci lavorare, capito? Lasciaci lavorare. Ma poi vado via, imbecille, passagli il microfono e gli dico io chi è. Ma non perdere tempo qua, lasciaci lavorare! Ma lasciaci lavorare! Eri veramente furibondo, Emilio, sì, eh? Hai sentito, David? Sì, ho sentito David. No, ma voglio dire, ero furibondo perché era un cialtrone. Si consentiva così. Questa aveva un'organizzazione, aveva dei collaboratori con cui telefonini a Cristallo che gli dicevano dove c'era qualcosa in diretta. Era un personaggio. Ricordo però bene, bene, il calcio che si prese dalla buonanima di Fraiese. Sì. A un certo punto Fraiese non ne poteva più, gli ha dato un calcio. Ma quanto gliene bisognava dargliene. Ma anche... Cioè, ma ti dava così fastidio perché violava la sacralità della televisione? Ma certo, ma dai, funerale di Fanfani, mi ricordo lui lì davanti, e lo lasciavano andare. Dov'era, ma chi l'avrebbe dovuto fermare? La polizia? Ma certo, innanzitutto loro, perché non era possibile. Io chiedevo aiuto, ma ci sia la polizia lì? Ma vedete, si sta parlando di cose tragiche, di cose terribili, o comunque si sta parlando, lui sta facendo il suo lavoro. Hanno consentito per anni a questo imbecille di disturbare chi stava lavorando, perché ci sono, ripeto, delle ironie. Ma lì adesso c'è un altro che non è la stessa cosa. Sì, però l'abbiamo lo vedete comparire con la penna stilografica nel naso, che così è una specie di registratorino, e si mette lì e nessuno gli dice niente. Cioè, voglio dire, allora, ecco dove la sicurezza: si avvicina ad un personaggio, dà un colpo in testa e gli dice grazie. Sì, sì, ti sentiamo. E la tesi è espressa benissimo. David, volevo chiedere a te, hai visto, hai sentito con quanta passione, anche rabbia, Fede, che è un simbolo della televisione, avvertiva questo tratto di anti-televisione che Paolini incarnava. Non c'è dubbio, ma in realtà anche il Paolini incursore
e che dava fastidio alle dirette del telegiornale e al direttore Fede, era parte della televisione stessa, per cui Emilio, da grande direttore, che faceva? Infatti diceva, dagli un microfono che lo metto a posto. Esattamente, lo utilizzava come elemento di disturbo. E a quel punto è vero che interrompeva il collegamento, però poi ci parla, dice, allora com'è la situazione? Lì se n'è andato quel coglione o no? E ritornava lì, diceva di me. Quindi usava il disturbatore, giustamente massacrandolo, però poi ci tornava, non è che staccava, a differenza degli altri, della RAI, che all'epoca la RAI staccava il collegamento, lui invece ci tornava di continuo, perché diceva, allora com'è lì la situazione? Ma digli qualcosa, mandalo a quel paese. Allora Emilio, confessa, lo hai usato? Beh, vabbè, questa è l'intelligenza di loro, due di parecchio, che fanno un'ironia, anche se volete una fra virgolette tipo di aggressione intelligente, la gente è pazza di loro. A me l'hanno fatto tutti coloro, i miei amici della Zanzara, però ci siamo confrontati, scontrati, e lì c'era certamente anche la volontà da parte loro, ma anche da parte mia, di fare notizie. È vero quello che dicono, che la trasgressione, fra virgolette, dal punto di vista televisivo, è un modo di attirare l'attenzione della gente. Io attiravo l'attenzione della gente sicuramente, però ma non era certamente, non ero io che volevo creare la scena. No, d'accordo, no, certo. Te lo trovai davanti e da grande certo, cuoco usavi le spezie. Ma no, ma guarda, loro della Zanzara che capiscono bene il segreto della diretta, va bene, io conosco bene e come il segreto della diretta, è logico che tu, tenendo la gente in attesa di capire che cosa stava succedendo con quell'imbecille, certo, stavano lì, utilizzavo che cosa, cioè, utilizzavo al meglio, perché parlavo di ordine pubblico, un personaggio, devo dire, poi alla fine mi fa pietà, cioè mi fa pena, no? Quello che ha fatto, per il motivo per il quale è stato arrestato, non mi fa affatto pena, però alla fine era diventato sgorbio, era diventato sgradevole, e uno dice, oddio, c'è ancora Paolini, io dico, oddio, c'è ancora Paolini, ecco, però vedevo, insomma, voglio dire, la realtà poi alla fine si paga. Sentiamo un altro frammento di questo lungo duello Fede contro Paolini. Passagli il microfono e gli dico io chi è. Passagli l'auricolare. Passagli l'auricolare un momento. Passagli l'auricolare. Passa. Paolini, togli il microfono. Togli il microfono, Alfredo. Sei un cornuto. Ecco, guarda. C'è il microfono, guarda. Ma sei proprio. Ma guarda, togli il microfono. Togli il microfono. Ma guarda, caro. È incredibile. Paolini, sei un farabutto, hai capito? Sei un delinquente, va bene? Forza, andiamo, torniamo in studio, andiamo in pubblicità. David, il microfono, David è il numero uno, ce l'ha confessato ora. Cioè... Guarda che è così, era straordinario, perché diceva, ma guarda, perché una normalmente... Dagli il microfono, togli il microfono. Era straordinario, che dice, capito, la RAI invece non aveva questa Non aveva forte, questa laicità guerreggiante. No, e spegneva tutto, cioè preferiva buttare un collegamento dove magari spendevano migliaia di euro, migliaia di lire per tenerlo aperto, però siccome c'era quello lì dietro, mentre il grande Sor Emilio che faceva, lo usava, cioè diventava un elemento certo dissacrato del suo telegiornale, ma ci giocava sopra, era veramente incazzato, questo è ovvio che era incazzato, ma ne aveva capito la potenzialità, capito? Eri più incazzato o più apprendista stregone? No. Emilio, confessa. No, guarda, Davide ha detto delle cose come al solito intelligenti, però anche con loro mi sono incavolato tante volte. Sono uno che ha usato, ha sfruttato in maniera... sì, è vero, la diretta, in qualunque cosa sia accaduto. Io ho fatto tutte le trasmissioni mandate in diretta, facendo tutto, cioè tentando di accentrare l'attenzione anche su una luce di una finestra, una finestra con luce accese, capito? Quindi è vero. Paolini ha rappresentato un momento all'inizio curioso, poi ripeto, mano a mano, sai, si dice il troppo stroppia il poco, basta, no? C'è un limite a tutto. Sai, Paolini resta comunque. Anche io volevo anche attirare l'attenzione, certo, dell'opinione pubblica per forza, ma poi quella a cui vi riferite con questo spezzone che avete mandato in onda, il povero Alfredo Macchi, che non sentiva, e io gli dicevo, ma poi come trattavi male Alfredo Macchi, gli dava il microfono. Alfredo Macchi, carissimo collega, onestissimo collega, cresciuto con me come tanti altri, diciamolo, va bene, non sentiva, allora gli ho detto togli il microfono, lui gli dava il microfono, si sbizzarriva in tutte le cose che tentava, cretino, idiota. Poi un giorno
Paolini viene da me in ufficio a Milano, ma almeno retroscena, sì, per chiedermi perdono. No, è entrato, no, si è messo in ginocchio e mi ha chiesto perdono. Ritiri per favore la querela. Ritiri, io sono per favore ritiri la querela. L'hai ritirata? E certo che l'ho ritirata, però sai, dico una cosa, non è per dirla in maniera sgradevole, ma per dire una curiosità. Io ho dovuto tenere per 3 giorni le finestre del mio ufficio aperte, perché era evidentemente uno che non si lavava mai e faceva parte anche del suo modo, della sua moralità. Ecco. Insomma, però ho ritirato la querela e io ti prometto, direttore, che non lo farà più. E l'ha rifatto? L'ha scelto. E lì è arrivato il calcio di Fraiese, lì sono arrivate le mie intemperanze. Oggi dico parlare del personaggio, è diventato famoso questo cretinotto, è diventato famoso perché vedi, ne parliamo anche noi, ne parla Parenzo, ne parli tu, la gente sente. E qui sì, qui c'è una tragedia, però cioè, forse cioè? Esce fuori che forse realizzava materiale pedopornografico, certo, di questo è accusato, forse, ma io quindi... l'avevo anche detto, attenzione, questo è un malato anche dal punto di vista eccetera eccetera, quindi voglio dire, gli fa bene. Che vuol dire dal punto di vista eccetera eccetera? Beh, perché era, diciamo così, era di un mondo di me l'avevano detto, di solito mi dicevano che era molestatore, eccetera. Non tiriamoci dietro qualche querela, però, perché pure dal carcere questo può fare dei danni, però è un mascalzone. Allora uno che fa poi quello che ha fatto nella sua vita privata era un cialtrone, e io avevo saputo anche di alcune... come? No, dico, i reati che gli contestano sono di un'odiosità, sono veramente odiosi e repellenti. Sì, dopodiché vero. Io dico, se siamo garantisti, bisogna essere garantisti nei confronti di chiunque, quindi anche del terribile Paolini, che è accusato di una roba che da un punto di vista sociale è riprovevole, perché è la cosa peggiore che ci possa, assieme allo stupro, la pedopornografia è la cosa più schifosa che ci possa essere, quindi questo sicuramente ci rende meno garantisti, anche a me, figurati che non lo sono, praticamente sono mai stato garantista, però è terribile. Davide ha ragione perfettamente, per questo l'ho detto, fermiamoci, non so dire, poi ci pensiamo la querela eccetera, poi troviamo sempre così, che poi voglio dire, garantista lo sono, e quando si tratta di pensare ad uno che viene privato della libertà considerando certi errori di certa giustizia eccetera eccetera, allora dico va bene. Noi abbiamo parlato del personaggio Paolini nella sua realtà, devo dire, anche Marico, quando ho detto alla fine faceva pietà, no? Era un personaggio che faceva pietà. Certo, le accuse nei suoi confronti sono odiose, l'ha detto Giulio, l'ha detto tu, sono perfettamente d'accordo con questo, non lo assolvo, non dal problema della pedopornografia eccetera eccetera, perché lo dimostrerà la Costituzione, articolo 27, dice fino a sentenza definitiva la presunzione di innocenza. Va bene, vogliamo concedere anche questo, d'accordo, però e il personaggio. E infatti tu stai parlando del personaggio televisivo. Esatto, perché l'eccezione conferma la regola, vale a dire che quando si fa dell'ironia intelligente, come la fanno alla Zanzara, non è che me li voglia boccolare, perché se li acchiappo veramente tutti e due, sa che gli faccio, non gli faccio niente, perché voglio lavorare con loro. Però voglio dire, l'eccezione è Paolini. Quello che dicevo io con la penna stilografica, e si pulisce il naso con la penna stilografica dietro i personaggi che stanno parlando alla televisione, è un'altra cosa. È fastidioso, però lo lasciano fare. È diversa la posizione del personaggio Paolini. Personaggio Paolini, stiamo parlando, lui voleva essere personaggio, ci è riuscito, anche stamane, di fatto, parliamo di lui. Bene, ci fermiamo per la viabilità. Grazie a Emilio Fede, grazie a David Parenzo. Ciao. I perturbatori sono un chiodo, un enigma, un dubbio. Ci sentiamo fra poco.